Salve a tutti, puntata di onorato speciale di bene sì, la seconda puntata speciale del 6 marzo, aprile. Sono ritornato indietro nel tempo. 6 aprile, ovviamente è mercoledì. Bene, ovviamente questa volta ho fatto una prova nel frattempo il computer che ha deciso di fare un casino pazzesco. Adesso trovo il modo di silenziarlo, perché ok, se no altrimenti sento sto buuuu nelle orecchie e non capisco nulla. Già capisco poco. Stavo dicendo, seconda puntata speciale perché vediamo come si comporta la connessione tramite SIM TIM di broker per la telefonia. Come avevo già fatto vedere la puntata speciale dei, se non vado errato, proprio il 6 marzo, ecco, perché forse mi sono sbagliato prima, che purtroppo è stata una puntata che ho fatto tardi, che ovviamente non ho potuto risentire come audio. Avevo settato il microfono proprio per togliere quel rumore della pentola del computer, ma purtroppo in quel caso non era ottimale proprio per una registrazione in cui si sente rimbombante. Ho cercato di risolverlo, ma ovviamente con scarsi risultati. Bene, stavo dicendo, oggi, ecco, vediamo dopo 2 mesi. Prima di tutto, breve riassuntino per chi magari proprio perché c'era tutto quel rimbombo non ha capito bene, oppure magari io ho tralasciato delle cose, invece forse è il caso di farvi vedere. Allora, ecco qua. Ok, perfetto. Questa è la situazione della mia connessione, diciamo, a casa. Come vi ho già detto nella puntata precedente, che però, ripeto, per questioni del microfono forse magari si è capito male, magari anch'io ho tralasciato delle cose, cerco di riassumere. Praticamente io vengo da un FTTC, che ovviamente non era il massimo, soprattutto all'inizio, no, all'inizio andava anche benino. Poi ovviamente col passare del tempo andava sempre peggio, fino a che praticamente era quasi inservibile. E sono passato per questa FWA, che però non è sufficiente, sono pochi giga alla massima velocità. Pochi giga per me, ovviamente, perché parliamo di 500 giga, comunque non sono pochi, però per me, che io ovviamente un uso abbastanza importante di internet, ovviamente sono pochi. Ho questa pure di Eolo, che tra parentesi è arrivata anche la 100 mega, per cui non è malvagia, però al tempo comunque non era sufficiente perché erano 30 mega. Questa di supporto e questa ultima, ovviamente, che però ho messo qua proprio perché così almeno è bella centrale, di broker per la telefonia. Spero momentaneamente sotto rete TIM. In questo caso sono ben 2 mesi. Devo dire che comunque, nonostante TIM non abbia un segnale meraviglioso rispetto invece a Wind, devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni, insomma, ecco. E poi lo vedremo adesso, appena finito di spiegarvi questa cosa. Queste vanno, stavolta invece ho fatto con le frecce ambivalenti, in un router che fa ovviamente non un'aggregazione ma un bilanciamento del carico, e da questi nella mia rete di casa. Ovviamente qua potevo mettere il disegnino del computer, del telefonino, del cosiddetto server. Per chi mi segue ovviamente avrà capito cos'è, ve lo spiego velocemente: è quello che trasmette la fornace TV. Telecamere di sorveglianza, un po' di tutto, c'è un po' di tutto, insomma, per cui vedremo anche poi se
in questo momento è comunque utilizzato da questi dispositivi, perché ovviamente il server l'ho bloccato in questo momento, lo sto trasmettendo proprio per fare una prova più realistica possibile, più veritiera possibile, ma ovviamente non ho staccato completamente la rete a tutti gli altri dispositivi, per cui vedremo come va in ogni caso. Ritorno su di me. Bene. E come avevo già detto nella puntata precedente appunto puntata speciale, quindi mi ero incartato, ovviamente vi farò vedere la connessione in tempo reale, per cui metterò comunque l'orologio di Windows in modo tale, non so dove vedere, ok, perfetto, ho trovato forse la webcam, e proprio insomma per farvi vedere che non è un montaggio video nel caso in questione, ma effettivamente è la situazione attuale. Ripeto, normalmente navigo con quelle 3-4 realtà che vi ho fatto vedere. Adesso ci siamo concentrati su questa perché sono per l'appunto passati 2 mesi da quando è arrivato questa SIM. Adesso vi farò vedere uno speed test, anzi no, prima vi faccio vedere una cosa un po' diversa, cioè eccolo qua. Ecco, mi stavo dimenticando che come vedete anche questo mese non mi sono limitato per niente nell'utilizzo della SIM, perché come vedete ho consumato 1 tera e ecco, cioè vi faccio vedere insomma che questo non è assolutamente un montaggio, insomma, cioè questa è la situazione. Ovviamente ho dovuto fare un taglio, ve lo dico subito, perché avevo aperto l'orologio di Windows, ma purtroppo c'era anche l'agenda mia, insomma, era il caso di dovevo schiacciare questo, ok, che adesso è in mostra agenda, cioè no, vi ho nascosto solo questo. Come vedete sta scorrendo ancora, per cui sicuramente è qualche dispositivo che comunque sta generando traffico oltre a questo computer. E no, anzi, ve lo faccio continuare a tenere. Come vedete, manca solo un giorno, cioè domani si riazzera il tutto. E come vedete, certo, il segnale, insomma, sì, potrebbe essere meglio. Ripeto, purtroppo un problema grosso per chi mi segue lo sa bene. È che le antenne sia di Vodafone sia di TIM, vedete adesso c'è un picco di segnale, e sono tutte dalla parte opposta della ferrovia che un po' mi scherma, e per cui è quello il problema. Beh, a differenza invece di Wind, che ce l'ho nella parte diciamo a me più vicina e che non è schermata dalla ferrovia, qua vicino, e per cui mi arriva un segnale pieno. Oltre al fatto che questo modem, l'M1 di Netgear, devo dire che secondo me è pensato per Win3, perché cioè, qui ogni tanto vedete adesso sta agganciando le varie bande che sta in 4G Plus, però non sempre, a differenza invece di una SIM Win3 che ovviamente sta sempre in aggregazione, almeno io ho notato che sta sempre in aggregazione. Adesso sarà un caso che è in aggregazione, però gran parte delle volte non lo vedo mai in aggregazione. Eccolo, per esempio adesso non è in aggregazione, non si sa perché, per cui adesso ritorniamo invece velocemente su di me, oppure no, anzi faccio vedere subito uno speed test. Andiamo qua, ovviamente avevo già fatto una prova, ma adesso la vediamo un'altra in diretta. Come vedete è Tim, per cui è decisamente lui. Come vedete, dopo 2 mesi
l'utilizzo è anche intenso perché insomma questo mese sono un tera e 6, l'altro mese mi pare che eravamo più o meno su quella cifra. Come vedete, internet va, non è bloccato assolutamente, anzi, sono più che dignitoso 72 mega in download e stiamo su una cinquantina in upload, cioè una connessione di tutto rispetto. Ora vediamo anche da quest'altro speed test di Imperfe, come vedete sempre rete TIM, adesso parte, eccolo qua, come vedete, ah giusto, faccio vedere che insomma, cioè, non è che me lo sto inventando. Magari abbasso un pochettino. Come vedete, è sempre. L'unica cosa sicuramente verrò coperto sarà indirizzi IP, forse anche qua su Imperfe c'era anche addirittura proprio una geolocalizzazione comune. Vediamo un attimo anche la latenza, lo devo levare un attimo l'orologio. Ok, 27,5. Insomma, la latenza non è malvagia assolutamente, l'upload pure. Ritorniamo di qua giusto per farvi vedere, insomma, che ecco, cioè, l'orario è questo, cioè, nel senso, come vedete, non è assolutamente un montaggio. Ora, appena lo riesco a trovare, vediamo l'ultimo speed test da Fast. Ok, tanto diavolo, fa un po' come gli pare. Ok, c'è stato un attimo. Vediamo se si riprende. Si è fermato a 50, ma qui non è che abbiamo tante indicazioni, più o meno la latenza è sempre più o meno la stessa, l'upload stiamo lì, vedo comunque sempre una cinquantina, spero che sto registrando, che addirittura qua un 50-50, cioè una bidirezionale. Qui vediamo sempre un perf, come vedete 70-50, 27 di latenza, lì era 23 e qua invece abbiamo sempre 70, 50 e 30 di ping. Insomma, devo dire che non mi posso assolutamente lamentare. La cosa che è sicuramente certa, ecco, stavo vedendo quanto tempo è passato, perché oggi vorrei cercare di farla un po' più corta, ecco, sicuramente con la rete, diciamo con una SIM, sempre in blocco la telefonia sotto rete Wind 3, allora a quel punto sicuramente vedremo dei valori ben più alti. Stesso modem, stesso collegamento, ovviamente il modem già di per sé è una buona ricezione, però io lo collego a un'antenna unidirezionale montata sul tetto, e proprio perché se muore una BTS almeno si attacca a un altro, lo so, brutto, si aggancia forse a un altro, è meglio. E un fatto che ovviamente, ecco, sotto rete Wind 3 sicuramente vedremo dei valori un pelino più alti, però devo dire che comunque, ecco, c'è una connessione che, come avete visto, insomma è molto 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 più che dignitosa, e come vedete, insomma, cioè, non ho avuto blocchi di alcun tipo. Sono passati 2 mesi, ho scaricato e caricato ovviamente anche, perché ripeto, io lavoro anche con i video, oltre a puntate di Onorato ci sono e la Fornace TV, ovviamente anch'io, il mio lavoro mi, diciamo, mi obbliga comunque a un traffico internet importante. E comunque devo dire, insomma, che non ho avuto blocchi, ma non è che non ho avuto blocchi, cioè, come avete visto, cioè, ho fatto un tera e 6 solo di quella SIM. Immaginate quanti tera utilizzo io.
Però, a parte questa considerazione, però è passato un tera. Cioè, mentre FVA dopo 500 giga non è bloccato, ok, però comunque la navigazione è 2 mega, quindi è come non averla, cioè equivale a non navigare 2 mega. Qui invece, come avete visto, passati un tera e 6, navigo quasi, insomma, a 70 mega, come se niente fosse. Per cui, che vi devo dire, assolutamente iper consigliato. Ovviamente, come avevo detto nella puntata scorsa, broker per la telefonia non fa solo brokeraggio per quanto riguarda la telefonia, ma anche per quanto riguarda l'energia e il gas, che direi che in questo periodo vi consiglio solamente darci un'occhiata. Io ovviamente l'ho considerato solo esclusivamente per quanto riguarda la parte telefonica, e quindi se avete, cioè il mio consiglio, anzi direi questo, il mio consiglio è verificate quale tipo di connessione avete più, diciamo, performante, per cui siete in una zona coperta da Win3, bene, fate come ho fatto io ovviamente, cioè, anche con una SIM sotto un operatore virtuale, in questo caso insomma, di TIM e di Win3, perché ovviamente sono le uniche due soluzioni con internet veramente limitato, come avete potuto vedere. E quindi fate una prova, verificate. Se avete una connessione, magari al contrario di quella mia, magari migliori con TIM, bene, vi consiglio di provare una SIM loro, ovviamente, sotto quella rete. Oppure, se invece, come invece farei io, sotto Win3, provate con una SIM Win3. Ovviamente c'è, cioè, sia la possibilità di avere quella in 4G che quella lì in 5G. Io ovviamente in questo caso, come sostitutivo, ovviamente ho una che è abilitata anche al 5G, però sia l'antenna omnidirezionale sia il router, modem router, non sono compatibili, diciamo, non sono funzionanti sotto la tecnologia 5G, per cui comunque io lo uso come 4G, e come vedete, insomma, funziona comunque più che discretamente, anzi funziona alla grande. Però ecco, assolutamente consigliato, io ve lo consiglio alla grande. Insomma, direi che dopo 2 mesi, ora non è il, dice, cavolo, è il mese, no? Magari non ci sono limiti, non c'è cosa, perché il primo mese, poi dopo arriva la fregatura, per dire un altro termine, ma mi sono corretto proprio in calcio d'angolo, e poi dopo non navigo più. No, come vedete, sono passati 2 mesi e ancora vado alla grande, anzi addirittura forse il risultato è anche migliore rispetto al primo, rispetto a, diciamo, la puntata scorsa. Per cui insomma direi che più che consigliato, io ve lo consiglio, quindi come diceva la pubblicità, io ho scelto in questo caso proprio per la telefonia, sceglietelo anche voi. E con questo io vi saluto e noi ci rivediamo ad una prossima puntata speciale, se no altrimenti fate quello che è comparso all'inizio video, ovvero iscrivetevi, mettete like, commentate, insomma, fatevi vedere. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.